Grazie a tutti. Io devo dire che sono molto contenta di essere qui. Mi spiace che tutte le persone che avete visto sul video non ci siano, perché penso che la nostra storia sia veramente un puzzle. Ognuno di noi contribuisce a creare questa storia. E vorrei partire forse proprio dalle parole del quello che avete visto, il famigerato Geometra Leonardi, una sorta di mito dentro questo luogo, che parlava di questo patrimonio, che questi 4.000 siti abbandonati. E in realtà la domanda che viene, un po' anche per quella che è la mia formazione, è come mai, se abbiamo tutto questo patrimonio, patrimonio è un termine in economia sinonimo di ricchezza, perché siamo combinati così male economicamente? Potremmo mettere a frutto tutto questo e star bene. In maniera molto semplicistica, forse questo è il primo pensiero che viene in mente. E soprattutto questo che avete visto è patrimonio, come diceva Tiziana, è patrimonio dell'umanità, ma anche sito della Facoltà di Lettere e Filosofia. Quindi ci sono dei fortunatissimi studenti a Catania che circolano in questi luoghi. Vorrei fare una breve premessa. Io ritengo di essere molto fortunato, di essere stata privilegiata perché ho vissuto per un po' di tempo fuori e questo, da un certo punto di vista, mi ha consentito di vedere altri modi di fare, vedere altri modi di pensare, confrontarmi con altri modi di pensare. Solo che poi tornare giù, tornare qui, dopo essere stata fuori, può essere un incubo, può essere veramente difficile, perché quello che viene da dire è perché altrove si fa e qua non lo si fa. E soprattutto fa rabbia perché abbiamo una testa, abbiamo due braccia, abbiamo due gambe, come ovunque nel mondo, in America, piuttosto che in Germania, piuttosto che in Olanda e così via. Allora è vero, facciamo le stesse cose, pensiamo come gli altri, agiamo come gli altri, forse un po' più lentamente, vi assicuro, da noi al sud ancora più lentamente che qui. Però forse perché il contesto non aiuta. Dall'altro lato ritengo che il contesto siamo noi che possiamo influenzarlo e che possiamo anche in qualche modo modificarlo. E ritengo che noi con la nostra esperienza stiamo proprio cercando di fare questo, anziché ostacolarsi, ignorarsi. Tutta la nostra esperienza si basa sulla collaborazione, collaborazione fra di noi, ma collaborazione che stiamo spingendo all'esterno. Prima si parlava di alleanze con altri, noi lo facciamo con i piccoli artigiani, ma lo facciamo con i professionisti che ci aiutano nelle nostre attività con i bambini. E devo dire, lo facciamo fra di noi. La nostra realtà è nata, lo dico all'inizio, in maniera un po' casuale. Perché persone con esperienze diverse, background diversi, diversi, età diverse, si sono ritrovate insieme a condividere un progetto e a decidere di metterlo in atto, come diceva Patricia, quella era Patricia. E soprattutto la nostra idea era quella di far conoscere questo monastero, aprirlo a tutti, mettere a frutto questo patrimonio. Come? L'unica certezza che avevamo, e vi assicuro ce l'abbiamo ancora, è la mancanza di fondi. Noi non abbiamo fondi dal settore pubblico, nessuno di noi è un dipendente dell'università, assolutamente. E come fare? Come fare? Come possono un gruppo di studenti, di giovani laureati disoccupati, di precari, realizzare questo progetto? Ancora una volta, forse la casualità è stata molto magnanima con questo gruppo di ragazzi, però forse dall'altro lato avevamo due risorse a nostra disposizione: il famigerato patrimonio di cui parlavo prima e la cultura. La cultura, i nostri saperi e la capacità di sfruttare questi saperi, di metterli a frutto, che sono un po' le parole chiave che mi erano state date anche per questa sera. Così facendo, in meno di 3 anni, noi abbiamo portato 30.000 visitatori al monastero. Ci sono 30.000 persone che hanno conosciuto questo luogo grazie ai racconti di questi ragazzi, 30.000 persone che hanno conosciuto la loro storia, il loro passato, di cui si parlava prima, che è così fondamentale, ma così ignorato. E 500 bambini, più di 500 bambini hanno imparato anche loro questo passato, ma giocando, divertendosi, non come qualcosa che viene imposta da qualcuno. E un gruppo di 9 ragazzi, lo diceva Patti, i cosiddetti laureati nelle materie deboli, come li definisce l'Unione Europea, in realtà giorno dopo giorno stanno costruendo una professionalità che potrà forse essere utilizzata, noi speriamo, in altre occasioni, nel vero mondo del lavoro che, stando a quello che stiamo dicendo adesso, forse è più una chimera di quanto non sia questo esperimento.
Dicevo prima, non abbiamo fondi, ma stiamo cercando di fare veramente quella che è di generare intrapresa culturale attraverso questa nostra vulnerabilità. Non lo so se stiamo generando ricchezza, se la ricchezza è quella del PIL, quella del capitale, quella delle banche, no, non ne stiamo generando. Però se alla parola capitale uniamo umano, culturale, sociale, io ritengo stiamo facendo veramente, stiamo producendo veramente tanta, tanta ricchezza. Grazie.